Ed eccoci dunque all'incontro con D'Annunzio Segreto, un D'Annunzio che mai nessuno dei visitatori del Vittoriale ha avuto la possibilità di vedere. Giordano Bruno Guerri, il nuovo presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, ha intuito, capito e pensato questo nuovo museo proprio per dare la possibilità di entrare nei cassetti e negli armadi che D'Annunzio ha lasciato carichi di storia di sé, di storia di un vate, di un grande letterato che è anche una persona, un essere umano molto vicino a quello che siamo noi, e qui lo possiamo incontrare. Le difficoltà di allestire il museo in questo spazio sono evidenti. Lo spazio è un po' compresso, semicircolare, e ha 13 grandi pilastri che sostengono il palcoscenico del teatro all'aperto, pilastri che ingombrano lo spazio, e l'idea di Giordano Bruno Guerri era quella di poter trovare non solo la funzione del museo in quanto tale, ma anche la possibilità di rappresentare piccole presentazioni di libri o lezioni o incontri, e anche pranzi o cene o ricevimenti per sponsor che volessero avvicinare i loro nomi aziendali al prestigio e all'interesse di D'Annunzio. Così ho concepito questo museo come un museo perimetrale, cioè i perimetri che noi abbiamo a disposizione vivono nell'esposizione, a cominciare da queste grandi gigantografie che vedono D'Annunzio in momenti più intimi, più umani, più rilassati della sua vita, con i suoi cani, con ospiti a colazione, mentre gioca a bocce, mentre dà un piccolo concerto e si confronta con i musicisti sulla grande prua della nave qui al Vittoriale. Ecco che anche le colonne e i pilastri, che in un altro spazio potrebbero essere dei momenti di difficoltà per l'uso, vengono avvolti da racconti di D'Annunzio, e così il visitatore può proprio dai pilastri conoscere ancora qualche cosa. Sono le lettere di D'Annunzio alla cuoca Albina per ordinargli i propri menù e per complimentarsi delle delizie che gli porge tutti i giorni, oppure note di architettura o ancora gli esercizi ginnici da fare per mantenersi in forma. Non ultime le donne, c'è una galleria di donne, di immagini di signore che hanno frequentato il Vittoriale per incontrare il vate. Ancora alcune colonne sono rivestite di ornamenti, di disegni ornamentali che appartengono ai tessuti che lo stesso D'Annunzio aveva scelto per decorare il Vittoriale, quindi un tessuto con le pantere, un tessuto a onde bianco e nero, altri tessuti come i tessuti che lui stesso ha disegnato per ricordare il principe di Montenevoso. Ecco dunque che così si sviluppa il museo. Nelle vetrine ci sono temi, c'è il tema dell'amore, c'è il tema dei gioielli, c'è il tema delle cose da toletta che sono state usate da D'Annunzio, ci sono i grandi bagagli meravigliosi in cuoio con ripiani pieni di spazi per il ricco guardaroba di D'Annunzio, ci sono qui vicino a me l'incontro con gli animali a lui preferiti, i cavalli e i cani, e abbiamo qua un lavoro di arte contemporanea di Paolo Grassino che veste i bellissimi collari che erano dei cani qui rappresentati appunto in una delle colonne. In fondo, nel lato lungo dell'emiciclo dello spazio museale, c'è una grande vetrina che io chiamo il grande armadio di D'Annunzio. Addirittura 40 paia tra scarpe e stivali che sono parte del suo guardaroba, ed alcuni vestiti, tra cui la celebre camicia da notte che D'Annunzio si fece fare per coprire la pelle, oramai un D'Annunzio anziano e più affaticato, che lui riteneva non gradevole per le sue amiche e compagne, fornito di un foro centrale che potesse comunque permettergli di operare l'amore a cui lui teneva moltissimo. Ecco dunque che questo incontro con D'Annunzio in questi spazi si può fare in modo intimo e piacevole.